Questa trasmissione è offerta da Friul Clean, pulizie civili e industriali, agenzia immobiliare Sirio, Sincerotto Arredamenti, High Tech Car Audio. Come no? Con i suoi dischi, questa è la puntata dedicata agli anni 90. Infatti qua io andrò un po' alla scoperta dei miei pezzi, quelli che ballavo in discoteca, quelli che hanno fatto la storia dei miei anni, non i tuoi. Adesso no, infatti questa è la volta tua. Infatti Alexa, metti la musica anni 90. Io sono Alexis, vedi, non è compatibile Alexa con me, ecco. Allora, ricordiamo alcuni locali. Qualcuno ci ha scritto e ringraziamo. Anzi, continuate a scriverci i vostri ricordi, le vostre canzoni, anche qualche magari canzone che volete indicare a Renato nelle prossime puntate. Basta scrivere, vedete il numero via WhatsApp, via lo vedete il numero e ci mandate i vostri messaggi via WhatsApp, tra poco li leggerò. Però ritorniamo a fare un viaggio nel tempo, negli anni 90. Sì, i primi 5 anni, diciamo 91-95, dove c'era un quinquennio, un decennio veramente, ma prima i 5 anni, dove c'era questo cambiamento, dove il pop si mischiava con l'elettronica. C'era un mix di suoni diversi che tra di loro si mixavano. Poi è arrivata la techno, sono arrivati altri generi che contaminavano la disco. Le discoteche negli anni com'erano? C'era stata un'evoluzione? Sì, c'era l'evoluzione degli orari soprattutto. Prima si apriva alle 9, si chiudeva alle 2, poi invece i locali è cominciato ad aprire con l'avvento dei disco bar sempre più tardi, alle 10:30, poi alle 11, anche a mezzanotte, d'estate aprivano a mezzanotte. E però andavano avanti fino alle 4 alle 5 di mattina, quindi questo orario ha permesso di spostare appunto tutta la gente che andava prima nei disco bar, nei pre-discoteca e poi andava in discoteca. Qualche vostro messaggio, ricordo di alcuni locali. Giovanna da San Giovanni da Tisone ricorda la Tana di Bagnarola di Sesto Arregena. È un bellissimo locale, mi ricordo che era anche molto famoso, con tanti disc jockey, ha fatto praticamente un 20 anni di successo. Poi Moschione, Carniata. Moschione era un dancing, si ballava sia sotto che anche fuori d'estate, diciamo all'aperto. Vediamo se invece ti ricordi di questo ragazzo che ci scrive. Ciao bella gente, sempre giovane grazie alla musica nel cuore, sono Michele Bucciol, lavoro nel mondo delle discoteche dall'85, ma cominciavo già con Paolo Barbato. Paolo Barbato è un bravissimo disc jockey qua di Monfalcone, che fa il producer adesso. Poi andiamo e andiamo a vedere a ricordare alcuni locali che ricordo anch'io. Ecco, perché come dicevamo in questa puntata andiamo alla scoperta degli anni 90. Per esempio, Cursal di Lignano, poi c'era il Drago di Lignano, locali che andavano. Lignano poi c'era l'Italia, c'erano
mi pare che ho contato a Lignano circa 20 discoteche. E poi c'era il Nord-Est? Il nord-est a Moimacco. Qua a Moimacco un dancing, poi è diventato discoteca, poi è diventato latino, insomma ha fatto un po' di cose interessanti. Ma quello che periodo era? Che ricordo hai tu di quel periodo? Ma guarda, io non mi ricordo poco, perché alla fine a quel periodo lavoravo sempre, lavoravo 4 sere per settimana. Allora andiamo subito a scoprire la classifica, le 10 canzoni selezionate da Renato Pontoni. Partiamo subito col decimo posto, Renato. Si chiama Miss You e loro sono Everything But The Girl, e la mettiamo direttamente dal video. Naturalmente stiamo sentendo la versione remix fatta dal grandissimo Todd Terry. Sì, il remix infatti me lo ricordavo, lo ballavo, questo me lo ricordavo. Ma la nona posizione che hai messo? È quasi una canzone di nicchia. Si metteva in discoteca all'inizio serata. Loro sono Bandera, su un duo inglese, e la canzone era This Is Your Life. Avrei messo qualche italiano in classifica, no? Certo, ho messo una canzone italiana molto famosa della produzione di Claudio Cecchetto, e forse il primo, anzi era il primo lento di Max Pezzali con gli 883 all'epoca. All'alba nella via. Poi diventata anche la sigla del Festival Bar. Ne faccio melodia. Ma con questa canzone, Alex, tu quanti ne hai fatti aspettare? Ne hai fatti aspettare tutti, erano tutti in fila. Tutti in coda? In coda, sì. Assembramenti a manetta? A manetta, all'epoca. Ecco, vedi. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Ecco, immagino, la coda, no? Assembramenti. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Adesso ti metto una hit veramente eccezionale, All That She Wants, degli Ace of Base. Un gruppo pop svedese che ha ribaltato la dance. E anche quella, adesso parliamo del reggaeton, quella volta c'era il downbeat. L'han ballata ancora per 5, 6, 7 anni ancora, andava sempre nelle spiagge, nelle discoteche, nelle radio. È stata una canzone che ha aperto un altro mondo. Chiedimi quasi tutto quello che vuoi. No, quasi non ci sta. O tutto o niente. E allora dobbiamo trovare un compromesso. Ed ora la sesta posizione, Renato, che cosa mi hai inserito in classifica? Abbiamo messo un pezzo veramente unico nel suo genere. Scatman War, Scatman John. Biri biri bi babbarabba, famosissimo. Per un personaggio, un pianista, compositore, musicista che ha venduto 52 milioni di copie. È stato un successo veramente veramente importante, e tutti lo riconoscono perché lo ballano anche nel mondo country quasi quasi. Allora, abbiamo sentito questi ultimi due pezzi da ballare, quindi anche voi da casa scatenatevi. Ma Renato, adesso che cosa ci inserisce in quinta posizione? Che canzone? Pop. Anzi, il re del pop. Stiamo parlando di Michael Jackson, che nel 1991 pubblica questo singolo di successo che si chiama Black or White.
Ah, mi ricordo il video che vedi i visi di loro che cambiano. Pensate che il giorno della messa in onda fece 500 milioni di telespettatori. Pensa che nell'album c'era anche un pezzo dove lui cantava con la sua ex moglie, che era la figlia di Elvis Presley. Allora, nella tua classifica abbiamo sentito il lento, come mai, la musica più leggera degli 883. Ma qualcosa di dance italiano? Beh, in Italia in quel momento lì c'era una grande scena dance e c'erano tanti produttori italiani. Ma in questo caso volevo ricordare un grande amico che si chiamava Fabio Frittelli, che è proprio friulano, doc, in una canzone scritta da un altro mio amico che è Claudio Zennaro, in arte Einstein Dr. DJ. La canzone successo europeo del 1994 era Eins Zwei Polizei e lui era in arte Mother. E anche se questa in realtà era una filastrocca, filastrocca per bambini che si rifaceva un po' a Falco e un po' a Da 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 dei Trio. Questa era la mia quarta posizione, ma avrei voluto di cuore metterla al primo posto, però era una canzone dance quasi techno, perché Claudio piaceva questo genere un po' con le battute alte, con i suoni un po' vivaci. Per scoprire un nuovo protagonista dell'epoca legato al mondo delle discoteche, dei locali, no? Sì, anche questo è un ex ragazzo, un amico mio da vecchia data, è un grande professionista, uno che non molla mai, e andiamo a vedere. Nick the Nightfly, parliamo un po' della tua carriera artistica. Arrivi in Italia come docente di musica, come insegnante di inglese, è vero? Sì e no, perché quando la prima volta sono venuto in Italia non pensavo di stare in Italia a insegnare in Italia. Sono venuto a trovare ispirazione per la mia vita, perché avevo la mia chitarra, avevo voglia di girare, perché sono musicista e ero convinto che se giravo vedevo più cose, avevo più cose da scrivere e a dire. Perciò ho cominciato, avevo 22 anni, la mia chitarra, sono andato su un treno e ho cominciato a girare l'Europa, sono andato in Francia prima, Spagna, poi arrivato in Italia. E in Italia ho trovato un paese, un popolo di cui mi sono innamorato subito, perché siete voi italiani che dicono che tutto il mondo è un paese. E invece io ho trovato una parte del mondo molto bello in Italia e non sono più andato via. Ho celebrato 30 anni in radio Monte Carlo l'anno scorso. E per quell'occasione abbiamo pubblicato questo, che si chiama Monte Carlo Night Story 30 anni, ed è un triplo CD e c'è anche il vinile da qualche parte. Grande il vinile. Ecco, il triplo vinile di questo album che abbiamo fatto. Triplo perché ogni anno praticamente percorre 10 anni di storia. Ho celebrato 30 anni con questo compilation e anche con questo disco qua, che è il mio ultimo disco solista, di cui sono molto orgoglioso, perché qua insieme con me c'è Incognito, c'è Paola Morlembam, un grande artista brasiliano, ci sono anche Fabrizio Bosso e tanti altri ospiti. Insomma, un disco di cui sono molto fiero, perché sono tutti musiche mie, e questo rispecchia il mio lato da musicista, più che un radiofonico. Io quando dico Saint Germain, oppure posso dire Pink Martini Orchestra, non è che li conoscono proprio tutti. No, però si ascolta in Monte Carlo Nights, la maggior parte della gente le ascolta. E sono diventate, per esempio, ti do un esempio lampante di questo. Non mi ricordo qual era l'edizione, ma a Sanremo c'era Pippo Baudo, direttore artistico. E in quell'anno c'era Pippo Baudo, c'era Pat Metheny, Andreas Vollenweider, Kenny G e George Benson. Vabbè,
Allora, sono tutti artisti che erano usciti dal mio programma. Pat Metheny in Italia era sconosciuto, anche Volo in Vida. Vuol dire che l'abbiamo dato un piattaforma molto più ampio e sono diventato popolare finché arrivare anche a Sanremo. E grazie anche a Pippo Baudo, che ha molto gusto musicale. Io c'era quell'anno e in quel periodo c'era molto più attenzione forse per la musica. Poi negli ultimi 20 anni le cose sono cambiate moltissimo, però la musica bella c'è, e c'è tanta, e c'è bisogno della musica degli artisti, e non aspettiamo l'ora anche di anch'io di tornare a suonare dal vivo. Io ho un nuovo disco pronto, non con il mio quintetto, ma con mio orchestra. Io ho una grande orchestra, siamo 18 musicisti, abbiamo un nuovo disco pronto, solo da stampare e farlo uscire, registrato dal vivo a Blue Note, si chiama Swing with Sting. Ed è un disco dedicato alla musica di, solo musica di Sting, ma in chiave swing. Abbiamo rivisitato un sacco di pezzi suo importanti ed è bellissimo. Però a questo concerto della presentazione di questo album dal vivo, io quest'anno, nel 2020, l'ho spostato 6 volte. Il concerto è stato spostato 6 volte. E adesso speriamo nel 2021 che ci sarà l'occasione per portarla dal vivo e suonarla e fare conoscere la gente questa. Speriamo che tu la porti anche a Lignano, questa orchestra. Sarebbe bellissimo, verrei molto volentieri, perché ho un bel ricordo di Lignano, dalle vostre parti. Sono magari stato... Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone, abbiamo quattro province molto belle, oltre che le spiagge, sì, di Grado e Lignano appunto. Quindi per noi avere la musica di qualità in questa regione è sempre un piacere. Poi tu sei uno che ama curare i dettagli, perché ho visto che tu non lasci niente al caso, anche dalla disposizione, dall'organizzazione in generale. E quindi per noi, che io proprio che ho assistito ai tuoi lavori, te ne sono grato, ma anche per il pubblico che ha gradito quello che hai fatto. Quindi per noi è... C'è un progetto in ballo che... mi porterò dalle vostre parti, non posso dire niente adesso, però è un progetto concreto che vedrà la luce nel 2021, appena c'è la possibilità per i musicisti di spostarsi e la gente andare a vedere i concerti. E in quelle occasioni forse porto la mia orchestra, se no porterò il mio quintetto. Vi saluto con un pensiero di Natale, perché ho appena finito un disco con Mario Biondi. Il suo pezzo This Is What You Are, ho riscritto il testo This Is Christmas Time, e Mario è andato in studio e ha risuonato il pezzo e ha ricantato il pezzo anche con due di suoi figli, Marzia e Zoe, nel coro, e è diventato This Is Christmas Time. E c'è un video, si chiama Lyrics Video, un video con le parole, che ha pubblicato venerdì, è uscito venerdì scorso il video, e il pezzo adesso è uscito, perciò il disco di Mario, Mario Christmas, riesce in formato digitale con questa nuova versione di This Is What You Are. Ed è molto bello perché noi l'avevamo inciso la prima volta nel 2004-2005, dove canto io insieme con Mario, e l'abbiamo fatto per piacere, per fare suonare nel mio programma a Natale una versione del suo pezzo, ed Mario gli è piaciuto tantissimo. Volevo chiederti un passo indietro negli anni 90, come si divertivano i giovani e che musica c'era rispetto a oggi negli anni 90? Ma sai, ogni generazione ha la loro musica, il loro momento. Per i giovani, a me non mi piace dire che si divertivano di più prima, perché sai, era il mio tempo, era il tuo tempo, ma oggi i giovani vivono il loro tempo, ed è brutto anche a dire loro: oh, quando ero giovane io mi sono divertito un botto, e te niente. Perciò ogni generazione ha il suo perché, la sua musica, il suo momento storico. Io penso che i ragazzi oggi, perché i ragazzi trovano sempre il modo per divertirci e usano quelle che hanno a disposizione. Purtroppo non hanno molto svago adesso, in questo periodo, in questo anno veramente strano. Però negli anni 90, per quanto mi riguarda, per me c'era la musica acid jazz. L'abbiamo portato l'acid jazz in Italia, appunto, con i nostri amici Incognito.
c'era anche The Brand New Heavies, c'era anche The Young Disciples, e c'era The James Taylor Quartet, anche mamma la mia amica Sarah Jane Morris. C'era tanta musica bella, perché era una musica positiva, era una fusione fra il soul, il jazz e il funk insieme, ed era una musica solare. E per fortuna alcuni gruppi esistono ancora, alcuni sono spariti, alcuni DJ di quel periodo importanti come Giles Peterson hanno creato un impero intorno a quella musica che è un po' di nicchia. Eddie Piller, anche il suo socio, erano due, Eddie Piller e Giles Peterson. Eddie Piller, lui ultimamente ha fatto un nuovo compilation e ha riaperto l'etichetta Acid Jazz con delle nuove produzioni e nuove. Perciò negli anni 90 per me era un bel periodo e ho suonato un sacco di bella musica in radio, e soprattutto era il momento dell'acid jazz in Italia, perché siamo passati dal new age, world music in Brazil, e poi nella scena della musica acid jazz. E la cosa bella della musica è proprio che per fortuna si riesce sempre a reinventarsi. Tu hai nominato Saint Germain prima, sono passati 20 anni dal disco Tourist, e lui ha appena remixato uno dei brani di quell'album, che non è Rose Rouge. Anzi, il disco Rose Rouge è stato rifatto dentro questo album qua, si chiama Blue Note Reimagined, e qui dentro c'è Rose Rouge, quel pezzo molto famoso, I Want You to Get Together. Rifatto da Georgia Smith, una versione bellissima in questo album, perché sono passati 20 anni e lui ha rivisitato la sua musica. 20 anni fa eravamo quasi 2000, sì, ed è molto molto bello, anzi questo album è molto bello, è molto moderno. Se volete cercare musica di oggi, questa è la versione vinile, super vinile, perché ho preso quello con i dischi blu, sono i blu e i vinili. Un po' da collezione, ho un po' la passione, ma non esagerato, con alcuni amici, perché ti puoi spendere un botte di soldi nei vinili. Però Luciano, conosci Luciano Cantone? Che è un Luciano è anche il produttore di This Is What You Are. Appunto, ma siccome prima non te l'ho detto, ma siccome è un mio amico da 40 anni, e quando vengo a Milano vado sempre nel suo studio a salutarlo. Lui è un grande conoscitore della musica, è un grande discografico, ha fatto delle cose meravigliose per la musica in Italia. Sono molto bravi lui e il suo socio Davide Rosa. E proprio tornando a Mario, This Is What You Are l'ha prodotto loro. Con lui ci siamo sentiti in questi giorni, perché eravamo d'accordo di rifarla il pezzo This Is What You Are con il testo in inglese, che è scritto da me e cantato da Mario. Perciò This is what you are, This Is What It Is. Grazie mille, Nick the Night Flight, grazie ancora, e speriamo di vederci presto, magari da queste parti, e nel frattempo viva Radio Monte Carlo. Ok, e viva la vita! Eccoci qua, andiamo sul podio, andiamo subito a scoprire il terzo posto. È stato un grandissimo successo, poi ripreso in vari remix, possiamo contarne più di 30 di questa canzone, che a seconda delle epoche poi è cambiata con le basi musicali e i nuovi producer. Il terzo posto è di Corona, The Rhythm of the Night, è un disco Eurodance che ha fatto un successo clamoroso. Sì, ma tu ti ricordi le sue trecce lunghe? Come no, era una produzione di italiana, le ho venduti, le ho comprati. Ma tu mentre eri lì che facevi, vendevi, giravi i dischi, io l'ho vista dal vivo al Festival Bar di Milano Cagliadoro, quella volta all'Arena Alpe Adria. Me la ricordo anch'io. Bomba! No more.
successo estivo pazzesco. Ado e What is Love 1993. Avevo 10 anni nel 93, però l'ho ballata dopo, in tutti i locali. Ma dopo questo, cosa ci sarà di ancora più ballato? Snap 1992. La curiosità di questo brano che non tutti sanno è che il riff è stato copiato da un disco dell'84. Eccoci qua. Mi è piaciuta questa classifica, vi diverte, avete qualcosa da dire, ricordatevi di iscriverci, vedete in sovraimpressione il numero con i vostri suggerimenti, però noi abbiamo anche un super ospite adesso. Certamente, adesso il super ospite, andiamo a sentirlo perché anche questo fa parte di questa trasmissione Tieni il Tempo su Telefriuli. Tieni il tempo, il ritmo non finisce mai. Benvenuto a Ivan Cattaneo. Ciao Renato. Per me tu sei stato un precursore di tutti, abbiamo citato Achille Lauro. Ci sono cascato di nuovo. Probabilmente, guarda, è la mamma che gli ha fatto una testa così, anche la mamma di Mengoni. Sono figli cresciuti con le mie fan, probabilmente, e gli hanno fatto il lavaggio del cervello. I rapper dell'ultima generazione, so che c'è una grande lotta adesso fra i primi rapper tipo Frankie Ener. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, eccetera. Dicono che questi tipo Sfera e Basta sono gay, sono rapper estetici. Non ho mai chiesto niente a nessuno, mai nessuno, non lo giuro, mai nessuno dentro questo tanto. A me sembrano ragazzini che giocano con la musica dei nonni, perché il rapper non l'hanno inventato loro, ce lo faceva Celentano nel 79. Grazie a Fiorucci, quando sono stato a New York, e mi fece conoscere un sacco di gente, da oltre Andy Warhol, eccetera. Ma una sera mi portò a vedere una ragazzina nell'82 che si esibiva. Era Madonna che si esibiva per la prima volta. Everybody, come on, everybody. Quando lei si esibisse mi rivolse ai Chris e a tutti gli altri, i miei amici, disse: questa non arriverà mai da nessuna parte. Eravamo io e Crisma e altra gente e siamo andati a vederla. Mamma mia, Crisma, hai citato un nome adesso un tuo fantastico. Senti Ivan, come ci si divertiva negli anni 80 e 90? Io mi ricordo una frase della Bertè che mi ha chiesto com'erano gli anni 80 e lei ha detto: ma chi se li ricorda, eravamo in giro a lavorare. Erano momenti bellissimi, erano momenti fantastici, momenti vivi, con la gente, c'era tanta partecipazione. Però sai cosa? Il problema è questo, che
che sia per i concerti che per la vita in generale di ognuno di noi non avevamo la consapevolezza di essere in paradiso, capito? Adesso che siamo all'inferno ce ne rendiamo conto che eravamo, potevamo essere felici. È così carina, ma no. Senti, Ivan Cattaneo, parliamo un po' della tua carriera. Sono nato negli anni 70 come cantautore, però ho avuto successo negli anni 80 con i pezzi degli anni 60, per cui sono totalmente schizzato. Tagli aggraffiati. Esatto, e quindi vivo questa condizione dell'Ivan Cattaneo cantautore e l'Ivan Cattaneo invece interprete, personaggio televisivo, tutto quello che vuoi, immagine anche. Ho questa, non riesco mai a conciliarli bene. Poi aggiunge anche l'Ivan Cattaneo pittore, per cui... faccio fatica a metterli insieme, però ci provo, insomma, penso che ci provo con la persona più vera, che è l'Ivan Cattaneo cantautore, creatore, anche creatore di immagini, come quando ho lanciato Anna Oxa. Fatti Bravo è una cara amica, ha scritto una canzone nuova che si chiama Tutti nel vento, mi è piaciuta moltissimo, perché non parla d'amore. E lei mi dice: non mi scrive canzoni d'amore, non ho più l'età. La carezza che mi manca, la certezza del tuo amore. Senti, raccontaci un po' di Polisex, ti prego. Ho fatto un concerto a Milano, sono andato in camerino per cambiarmi, eccetera, e arriva un personaggio stranissimo, cioè molto giovane, e io guardo e mi faccio: ma scusami, e mi chiede un autografo, mi faccio: ma scusami, ma sei un uomo o una donna? Non capisco come raccontare, guardo. E mi fa: ma proprio tu mi fai una domanda così? Io non sono né uomo né donna, sono Polisex. E sarai uomo e poi comunque sarai quell'uomo che fa sempre ciò che non vuoi. Polisex uscirà a gennaio 2021 un picture disc con tutti dei disegni che io ho fatto, delle cose. Uscirà questo picture disc con più di 11 artisti che reinterpretano Polisex. Ci sarà anche una mia versione 2021. Ciao a tutto il Friuli! Per il tempo, il ritmo non finisce mai! Oh, forte sto! Aspetta, si diverte con questi collegamenti Skype? Sì, qua è stata veramente una bella cosa, perché lui è veramente numero uno. Numero uno, ma la numero uno di Renato, vi è piaciuta? Perché adesso arrivano le mie scelte. Adesso stiamo a vedere. Perché visto che è la tua epoca. La mia epoca, per esempio, Please Don't Go. Please Don't Go, rifatta da tutti, anche da Fiorello negli anni 90, nel primi anni 90, dove è diventato veramente il successo nel successo, perché Fiorello è un grandissimo personaggio che poi si è dimostrato negli anni a venire. Fino e ad poi oggi. Il karaoke è mancabile, gli anni del karaoke, ma gli anni anche dei gruppi musicali maschili. Stiamo parlando delle boy band, allora. Boy band. Sì. Maschile era i Backstreet Boys, i concorrenti chi erano? Take That. Allora, gli italiani prima abbiamo citato Fiorello, però... anche Ramazzotti, Gianna Nannini, 883, Pausini, Giovanotti, Raffa, Antonacci, ce n'erano talmente tanti. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Però c'è il disco Delusa di Vasco, che si ballava tanto, Sì, poi hanno fatto anche il remix, ha fatto 12 pollici, perché aveva la cassa in 4, allora Delusa è diventata veramente una hit da discoteca. Ehi tu Delusa, aspetta che di troppo abusa, rischia un po' di più. E per chiudere il disco scelto dal nostro Renato Pontoni. Se parliamo dei primi 5 anni, 91-95, non possiamo
non citare la Macarena di Los del Rio, che è stato dopo la Lambada un altro ballo di gruppo, anzi questo era una quadriglia, ma tutti l'hanno ballato per anni. Tieni il tempo, tieni il tempo. Questa trasmissione è stata offerta da Friul Clean, pulizie civili e industriali, agenzia immobiliare Sirio, Sincerotto Arredamenti, High Tech Car Audio.